Vi racconto un po' di cose che riguardano internet, viste dal lato mio. Alcune cose per voi saranno abbastanza scontate, però nel raccontarvi cosa abbiamo fatto noi, vi racconto quelli che sono i nostri temi, nell'affrontare tutti i giorni tutto questo tema della rete nei confronti delle persone più adulte di voi. Quindi quello che di fatto dobbiamo fare in modo che loro consapevolizzino. Che probabilmente voi lo date in taluni casi per scontato, e quindi non avete nemmeno la necessità di consapevolizzarlo. Per alcuni di quelli più adulti invece deve essere anche consapevolizzato, cioè devono anche capire effettivamente perché la situazione oggi è per loro in certe cose difficile da comprendere a livello di modelli. Vi racconto cosa ho fatto io. Allora, non sono dottore, ero un disastro a scuola. Ho fatto liceo classico in modo molto approfondito, poi ho fatto qualche esame di psicologia. Inizialmente mi ero addirittura iscritto ad Agraria perché a me piace molto i campi, piacciono molto, piacerebbe molto fare il giardiniere se potessi. Nel 2004 l'ho anche fatto per un periodo, però vi racconto cosa ho fatto all'inizio. Io ho iniziato a lavorare su questo mondo della rete nel 94, internet era veramente all'inizio di tutto, non c'era neanche fondamentalmente quella che conoscete voi, ma ci si collegava tramite delle BBS, fondamentalmente ti collegavi dentro un computer che depositava tutta una serie di file e ci navigavi dentro, c'erano delle persone che lo mettevano a disposizione. Poi nel 94 hanno cominciato a collegare questi computer alla rete. E quindi da quel computer balzavi dentro la rete e ti muovevi su altre cose. La rete, voi quando siete nati, grosso modo? Perfetto. Quindi in quegli anni la rete faceva anche molto rumore, nel senso che quando ti collegavi usavi dei modem e sentivi molto rumore della rete, cosa che voi oggi non sentite, perché siete collegati tramite il filo o tramite il wifi. Il 95 io ho pensato che era bello riuscire a provare a fare qualcosa sulla rete, ho messo in piedi un progetto che si chiamava Molitali Lab, che era la prima idea di fare un centro commerciale virtuale online, quindi veramente molto presto rispetto ai giorni di oggi. Sono partito con questo progetto all'interno di una struttura di Benetton. E ho avuto la possibilità di crearlo. È stato il primo centro commerciale virtuale italiano, quindi la prima realtà che ha cercato di provare a far vendere le persone online. Nel 98 l'ho venduto a un operatore telefonico che si chiamava Infostrada, che oggi non c'è manco più. Ho costruito una società che si chiamava E3, proprio perché mi piacciono gli alberi e la campagna. È andata benissimo, è stata una società che è diventata la più importante in Italia in quegli anni, ha fatto i portali di tutte le più grandi aziende italiane e avevo creato una struttura anche di lavoro molto particolare dove fondamentalmente c'erano tutti ragazzi molto giovani, non giovani come voi, comunque molto giovani, sui 23-24 anni. Avevamo conquistato anno su anno dei risultati straordinari in termini di fatturato. E ci eravamo concessi ogni anno una serie di capricci, per cui avevamo due piste da bowling in ufficio, avevamo una palestra, avevamo un massaggiatore, avevamo un cuoco, avevamo tutta una serie di cose importanti. Quella società lì crebbe in modo veramente vertiginoso, passò da 300 milioni di lire di fatturato, che si usavano ancora le lire, a 25 miliardi di fatturato in tre bilanci, quindi una crescita spaventosamente veloce. Io la vendetti nel 2000, fui fortunato perché in quegli anni là c'era una crescita abbastanza forte di questo settore anche a livello di valutazioni finanziarie. Sono stato fermo un anno a fare il giardiniere, come vi raccontavo, e poi nel 2005 ho messo in piedi una struttura che si chiama H Farm, che è rappresentata da questo trattorino. H Farm è fondamentalmente una piattaforma costruita per ragazzi come voi, nel senso che nasce con l'intento, nasce completamente in mezzo ai campi, molto vicina a questo tipo di environment, lì è ancora più mezzo ai campi, ci sono cinque rustici molto grandi, ci sono circa 500 ragazzi oggi, l'età media è attorno ai 25-26 anni e fondamentalmente noi ogni anno aiutiamo
i giovani che hanno delle idee, che sono consapevoli di quello che sta succedendo, a far nascere la loro impresa. Vediamo circa un migliaio di ragazzi che ci vengono a raccontare la loro idea, scegliamo le 10 idee più belle nel primo semestre e le 10 idee più belle nel secondo semestre e gli diamo i soldi per partire e per iniziare la loro iniziativa. Chiaramente li seguiamo passo passo, di quei 10 probabilmente meno della metà ce la fa effettivamente a trasformare l'idea in un'impresa che funzioni. Però tutti quanti quelli che noi abbiamo scelto sono di solito coinvolti nei progetti perché comunque hanno una marcia in più, hanno molta consapevolezza sulle cose che si possono fare. E voi siete la generazione, per come la vedo io e come la vede chi lavora nel mio mondo, più fortunati in assoluto. Avete delle opportunità abbastanza importanti di fronte in termini di cambiamento. Ci sono pochissime generazioni, la mia non era così fortunata come la vostra, in termini di opportunità di fare le cose. Nel senso che io quando sono partito, ormai 20 anni fa, non era così facile capire che internet era importante. Era più facile magari perché pochi l'avevano capito, per cui se facevi una cosa fatta bene potevi essere riconosciuto, però di fatto non era così facile fare queste cose, perché c'era molta inconsapevolezza sul mercato. Oggi c'è ancora tanta inconsapevolezza, il nostro paese è molto vecchio, per cui ci sono persone che non sono certo come Marino, che hanno una visione straordinariamente moderna, pur essendo avanti con gli anni. Abbiamo solo persone avanti con gli anni, ma non sono straordinariamente moderne in termini di visione di quello che può succedere. Adesso vi racconto un po' di cose di come vediamo noi questo mondo. E vi conduco agli anni in cui siete, così vi faccio vedere un po' di cose dove voi potreste avere delle grandi opportunità. Allora, nel 2000, quando voi avevate 4-5 anni o 3 anni addirittura, è cambiata completamente la rete, nel senso che all'inizio, quando fu messa in piedi questa cosa, fu concepita principalmente con l'obiettivo di far fare download alle persone, per cui quello che si vedeva in quegli anni là, e io ero tra quelli che costruivano i servizi per queste società, era che tutti gli operatori, tutti coloro che lavoravano su questo ambito, si sforzavano di creare le condizioni perché voi poteste fare il download rapido delle cose, per cui il 4G, che al tempo era il GPRS, poi l'Edge, poi il 3G e quello che avete oggi, il 4G. Per cui non c'era un grande pensiero per quello che voi avreste potuto fare in termini di upload. Che voi oggi tendenzialmente fate molto upload, buttate sulla rete tantissime cose. Però in quegli anni lì stava partendo la cultura open. Adesso con voi è molto simpatico fare questi ragionamenti, io di solito li faccio con persone molto più adulte di voi, per cui le hanno vissute effettivamente queste cose. Comunque negli anni 2000 si è affermata una cultura che per voi oggi è nativa, cioè la vedete come una cosa naturale, che ha aperto il software. Tutte queste cose che io adesso dirò che per voi sono naturali, sono il vostro asset, nel senso che voi avete la fortuna di vedere queste cose naturali. Mentre la mia generazione o anche i ragazzi che hanno semplicemente 10-15 anni più di voi, le devono comprendere, voi non le dovete nemmeno, non le pensate nemmeno, cioè le date per scontate. E se ci riflettete, spero di riuscire a farvi riflettere adesso, vi rendete conto che è un asset abbastanza importante. Comunque nel 2000 il software era concepito ancora a scatole. Se voi andate a chiedere a qualcuno che ha la mia età, vi dirà che il computer produceva dei dischetti, cioè chi faceva il software faceva dei dischetti, era dentro delle scatole e si installava il software che era dentro una scatola. Nel 2000 è partita la cultura dell'open source, è partita la cultura di fare il software aperto e questa cosa qui culturalmente ha cambiato la testa di tantissime persone, perché da quel momento lì si è cominciato a pensare che il software non fosse un concetto finito, non fosse qualcosa che è dentro una scatola, lo consegni ed è finita lì, ma un qualcosa che è comunque fluido, liquido, dove tu puoi continuamente metterci le mani e continuamente fare delle modifiche. Sempre in quegli anni lì succede la cosa più imprevista da parte della popolazione della rete, cioè che fondamentalmente
chi inizia a usare sempre di più la rete nel 2000 comincia a fare upload, comincia a fare le foto e comincia a metterle online, vuole sharare queste cose con le altre persone. Questa cosa qui della condivisione era assolutamente imprevista, cioè quando gli operatori avevano cominciato a concepire la rete in quegli anni là, non pensavano che si potesse pensare che la gente avrebbe fatto upload dei propri contenuti. Nel 2000 c'era stato un fenomeno, fine anni 90, che aveva visto la musica piratata. Se voi guardate il film del Social Network, quanti di voi l'hanno visto? Quello lì che racconta la storia di Facebook. A un certo punto Zuckerberg incontra un ragazzo che si chiama Sean, che è il fondatore di Napster. Napster era un sistema che aveva cercato di rendere la musica libera, per cui aveva cercato di fare in modo che chiunque potesse scaricarsi qualsiasi tipo di musica semplicemente nella condivisione che tutti potevano fare nel proprio hard disk. Nel 2000 l'Apple capovolge quel concetto e dice: ok, la musica può essere downloadabile, quindi la puoi scaricare, però la facciamo pagare $9, la facciamo pagare 0,99. All'inizio pochissimi ci credettero sul fatto che si poteva fare quella cosa là, invece dopo l'Apple dimostrò che si poteva fare e ne costruì un business clamoroso con iTunes. Oggi l'Apple, avrete visto forse nelle scorse settimane, e domani c'è il lancio, ha cambiato il suo modello a 15 anni di distanza e lancia Music, Apple Music, dove la musica entra nella logica di Spotify. Per cui Spotify, che sicuramente molti di voi conoscono, ha fatto l'ulteriore passo in avanti, ha detto che la musica è gratis a $9,99 al mese e puoi scaricarti quello che vuoi. Adesso anche Apple si butta su questa dinamica che diventerà gigantesca e cambierà completamente un'altra volta la cultura del modello di business. Io quello che cerco di trasferirvi sono fondamentalmente i modelli di business che si possono generare sopra queste evoluzioni che ha in questo momento la rete, perché è lì che voi potreste avere delle grandissime opportunità. La mia generazione è cresciuta con il concetto della enciclopedia, cioè quando noi cercavamo un'informazione, volevamo sapere quanto è alto il Monte Everest, dovevamo andare a consultare l'enciclopedia. E l'enciclopedia costava un sacco di soldi, i nostri genitori la compravano facendo anche un sacrificio, era veramente un investimento importante e rappresentava l'accesso alla cultura, per cui l'accesso alla cultura era molto caro. Cioè imparare le cose non era così semplice. Oggi voi siete fortunati perché Wikipedia vi dà tutta la cultura che volete, basta semplicemente andare su Google, cercare e avete tutte le informazioni. Questo è un asset molto importante che avete voi e che sta diventando un qualcosa che cambia profondamente anche tutto il modello scolastico. Nel 2005-2006 nasce Facebook e nasce Twitter. Quanti di voi usano Twitter? Non tantissimi. Non vi piace, eh? Come strumento. Nel 2005-2006 nasce Twitter, nasce Facebook e la gente cominciamo a usare tutti quanti questi strumenti dove facciamo condivisione dei nostri momenti, momenti personali, momenti aziendali anche su Facebook e anche su Twitter adesso anche momenti aziendali. Twitter diventa in questi anni anche uno strumento importantissimo di customer care. Se oggi qualcosa non funziona, molte persone ormai twittano il malfunzionamento della cosa all'azienda e l'azienda immediatamente risponde su Twitter per dire ok, provvediamo subito a fare queste cose. Una cosa completamente diversa da quello che succedeva 15 anni fa, cioè tu chiamavi un numero di telefono, stavi in attesa, parlavi con un operatore, forse ti dava delle risposte. Oggi è tutto molto più rapido. Nel 2007 Apple lancia quello che è diventato poi la concretizzazione di quel modello di open source e che ha creato quel marketplace del software che voi oggi date per scontato dentro il vostro telefonino, ma che è la rivoluzione più grande anche culturale che c'è stata negli ultimi anni. Quindi fondamentalmente l'App Store. L'App Store dove fondamentalmente il software diventa super alla portata di tutti, tutti possono inventarsi software, un'enorme democratizzazione di coloro che potevano diventare degli operatori che scrivevano software, che tramite questa piattaforma possono scaricarsi tutto. Quello che voi oggi vivete normalmente non era normale per le generazioni che vi precedono.
Voi oggi quando scaricate, io lo dico sempre ai miei bambini che hanno 10, 8 e 4 anni, quando loro si scaricano le applicazioni si aspettano tanto, aspettano forse un minuto, ma forse meno, anche 20 secondi che faccia il download completo. Questa cosa qua, la generazione che vi hanno preceduto, aspettavano anche mezz'ora per scaricare un software, nel senso che prendevano un dischetto, lo mettevano dentro un computer e ci voleva anche più di mezz'ora per riuscire a caricare il contenuto. Per cui la vostra velocità di interazione con la macchina e con tutto quello che ci sta dietro è decisamente diversa rispetto a quella della generazione che vi ha preceduto. E questa cosa qui non è ininfluente, nel senso che comunque determina su di voi delle dinamiche di comportamento che sono molto diverse dalla dinamica di comportamento della mia generazione. La mia generazione schiacciava il tasto load e poi stava rimbambita a guardare il nulla per 20 minuti perché doveva aspettare che il computer smettesse di fare il blink con il suo tastino e producesse quello che aveva caricato. Voi in quei 20-30 minuti state già facendo qualcos'altro, quindi state lavorando su una frequenza che è completamente diversa da quella delle generazioni che vi precedono. Nel 2008, quanti di voi conoscono Airbnb? Ok, Airbnb è uno strumento che sta rivoluzionando completamente il sistema della reservation della camera in una località turistica. Airbnb è stato inventato da dei ragazzi giovani, un po' più vecchi di voi, ma comunque giovanissimi, che avevano necessità di mettere in affitto la loro camera all'università. Hanno creato questo strumento dove chiunque ha una casa in più, una camera in più, o vuole andare in una località e non vuole andare in un albergo, può cercare dentro Airbnb se c'è uno spazio, una casa in affitto e la può affittare tramite questo portale. La catena Hilton ha impiegato 90 anni per creare una rete di 650.000 posti letto, 650.000 camere nel mondo, investendo un sacco di soldi. Airbnb ha creato in 4 anni la stessa rete di camere, superiore di 25.000 unità, solamente in 4 anni, senza investire i soldi che ha investito la Hilton e intermediando comunque il posto a dormire, per cui lei guadagna una percentuale per ogni persona che va a dormire nelle stanze. La differenza sostanziale è che la Hilton ha speso tantissimi soldi per costruire queste camere, ha costruito degli alberghi, ha costruito delle infrastrutture. Loro hanno semplicemente utilizzato quello che c'era. Due economie completamente diverse, però figlie di un desiderio che è comunque quello di intermediare un processo e di portare a casa un risultato. Una costruita su un valore economico importante che si mette lì per generare infrastrutture, l'altra semplicemente nell'intermediazione dell'esistente. Questa cosa qui, la seconda, il modello di Airbnb, è molto figlio di questi anni ed è un'opportunità straordinaria perché se voi oggi parlate con una persona che ha la mia età o più vecchio di me, tendenzialmente vi dice che se deve creare un'attività turistica, lui deve costruire lo spazio. Se voi invece siete confidenti e consapevoli delle dinamiche, potete anche pensare che voi potete fare un business utilizzando gli spazi che ci sono. Quindi non avete necessità per forza di cose di costruire qualcosa, quindi non vi servono tutti i soldi che servivano una volta per infrastrutturare un'offerta a livello turistico. Nel 2013 nasce tutto il fenomeno dei maker e parte tutto questo processo nuovo dove anche le cose cominciano a diventare liquide, possono essere stampate, possono essere prodotte in località specifiche. Questa qui è la più grande opportunità che ha il nostro paese oggi nei confronti del fenomeno dell'evoluzione del digitale, perché mette in una scala di industrializzazione, seppur ancora artigianale, un patrimonio che abbiamo a livello manifatturiero e di capacità artigianali che è tipico del nostro paese, dove esistono dei luoghi come questo che ogni volta che vengo sono straordinari, cioè respiri proprio la capacità manuale dell'Italia di fare delle cose, pur essendo una semplice serra, ma ci sono i vasi, ci sono tante cose che sono tipiche proprio del nostro mondo. Le stampanti 3D, chi di voi ha mai usato una stampante 3D? Dovete conoscerle tutti, cioè io l'ho regalata adesso al mio bambino più grande,
cominciano a diventare consumer, sono stampantine che costano pochi soldi e hanno delle potenzialità incredibili. Le aziende cambieranno proprio il modo di operare con queste stampanti. Se domani vi si spacca un pezzo di un qualcosa che avete comprato, è molto più logico che le aziende, invece di sostituirvi quel pezzo, vi mandino il file e voi magari andate nel negozio o a casa vostra e vi stampate il pezzettino che manca. Questa cosa qua diventerà abbastanza normale nei prossimi anni e creerà delle situazioni completamente diverse dal punto di vista distributivo. La mia generazione ha creato... quanti di voi usano la posta elettronica? In modo... siete parecchi. In teoria voi non dovreste usarla tanto. Cercate di non entrarci proprio nella dinamica della posta elettronica, perché la posta elettronica è un errore del sistema nostro, provocato dalla mia generazione, che ha tradotto letteralmente un processo che apparteneva a noi. Cioè, noi abbiamo utilizzato la stessa icona che abbiamo utilizzato nell'offline, nell'online. Quindi nel nostro computer c'è una bustina con un francobollo, perché noi siamo cresciuti col postino. Cioè, quante lettere ricevete voi nell'offline durante le vostre giornate? Nessuna. Mentre magari i vostri genitori ricevono ancora della posta. Abbiamo tradotto quel modello sul computer e abbiamo creato questo sistema che è la posta elettronica, ma non funziona dentro il computer. Se voi foste catapultati adesso nel mio mondo, in termini di età e di attività, vi renderete conto che il modello proprio non tiene, perché arriva troppa posta, è troppo potente il computer per gestire un fenomeno come quello della posta elettronica. Un sistema molto più figlio del computer è Twitter, che è molto più mobile e impone di usare 140 caratteri, quindi dice facciamo le cose corte, e l'instant messaging. WhatsApp è molto più figlio di questo modello, perché è molto più veloce, ha un'interazione molto più rapida e io mi dico le cose senza scrivermi una lettera, che è molto bello in sé perché produco comunque una capacità di scrittura, eccetera, eccetera, però non è figlio del computer moderno o degli strumenti moderni, il concetto della posta elettronica. È figlio di una generazione precedente. L'ultimo fenomeno di upload, perché qui adesso io vi sto tralasciando tante cose, tipo quanti di voi conoscono Uber? Uber è un altro fenomeno di upload di contenuto, no? Prima abbiamo fatto l'upload delle foto, poi abbiamo fatto l'upload del nostro stato, delle nostre sensazioni tramite Facebook, poi abbiamo fatto upload delle nostre case, poi abbiamo fatto upload delle macchine, quindi Uber ha fatto come Airbnb, ha detto ma perché non prendiamo tutti quelli che hanno una macchina, li mettiamo a disposizione e noi intermediamo coloro che vogliono la macchina e facciamo in modo che nasca una rete super potente rispetto a una rete di taxi dove tutti ci possono accedere. E queste aziende qui stanno valendo delle cifre impressionanti. Cioè, Airbnb, per darvi un'idea, oggi valutata attorno ai 25 miliardi di dollari. Quindi una realtà che nasce 7 anni fa, che oggi vale una cifra spaventosa, probabilmente più della Hilton, e non ha mai costruito un albergo. Uber probabilmente vale molto di più di qualsiasi catena aggregata di tassisti o cose del genere, e non ha mai comprato delle macchine, ha semplicemente aggregato un'offerta con un consumatore tramite una piattaforma software. Ed è per quello che vale tanto, perché ha la possibilità di scalare in questo modo. Le stampanti 3D ci permetteranno di fare l'upload dei nostri contenuti. Tempo fa mi è successo che a casa è arrivata una lettera, da noi non arrivano tante lettere, è arrivata una lettera per mia moglie, io vado a prenderla, domando ma chi è che gli scrive a mia moglie, poi scopro che è sua mamma e lì penso, ok, sua mamma è matta che gli manda una lettera perché abita nella stessa città, dall'altro lato perché ha fatto questa cosa? E allora mi rivedo il film di tutto il processo logico che è successo, lei ha scritto la lettera, l'ha presa, l'ha messa dentro una busta, ci ha messo un francobollo, l'ha messa dentro una cassetta delle lettere, uno in motorino, in bicicletta, è andato a prenderla, ha rischiato la vita perché le strade sono complicate, l'ha portata nella sede centrale, qualcun altro ha smistato il processo, ha ripreso la lettera, ha rifatto altri 10 km in motorino rischiando di nuovo la vita e l'hanno consegnata nella nostra cassetta della posta.
E lì ho detto, pensa te che follia, sua mamma è veramente matta, ha creato una cosa assurda per dire a sua figlia una cosa che gli scriveva su WhatsApp e faceva prima. Poi qualche settimana dopo io ho spaccato proprio un oggettino di una lampada a casa e ho fatto lo stesso processo. Ho preso il pezzettino, gliel'ho mandato al negoziante che mi aveva venduto la cosa, gli ho detto guarda, ho rotto questo pezzettino, me lo puoi riassortire perché se no non mi funziona più la lampada. 90 giorni dopo mi è arrivato il pezzettino e io ho pensato, ho rivisto l'intero processo, ho detto ma pensa che follia, io ho preso questo pezzettino, l'ho mandato a questa azienda che avrà dovuto ristampare in n pezzi quel prodotto perché sicuramente non ce l'aveva perché era un pezzettino piccolo, avrà pensato che rottura di scatole pazzesca di dover rifare questo pezzettino, l'ha mandato al negoziante che me l'ha mandato a me. Alla fine me l'hanno fatto pagare 90 euro, ma era anche poco, perché ho creato veramente un bordello all'interno di quell'azienda. Da adesso in poi, se l'azienda ragiona e si pone nella situazione giusta verso il mercato, lei dovrà mandarmi il file. Mi dirà, ok, stampatelo, oppure se non hai la stampante 3D, lo mando al mio negoziante, che a cui ho comprato una stampante 3D e gliel'ho messa in negozio, che te lo stampa e ti porta il pezzettino. Perché gli costerà terribilmente meno fare così, non gli converrà mai andare a riassortire nella catena di montaggio quel pezzettino di quella lampada, che potrebbe anche essere uscita di produzione. Nel 2014 poi succede un'altra cosa straordinaria, che nasce Kickstarter, che è l'ultima fase dell'upload, che è l'upload dei soldi. Non so quanti di voi conoscono Kickstarter, è una piattaforma di crowdfunding dove fondamentalmente se voi avete una bellissima idea, andate su Kickstarter o su Indiegogo, raccontate questa idea che avete a delle persone come voi e tramite la colletta altre persone potrebbero dire figata, quell'idea mi piace tantissimo, gliela finanzio, ci metto io i soldi e gli faccio creare quel prodotto. E su Kickstarter sono nate delle cose incredibili, sono nati un sacco di prodotti, di progetti che oggi vediamo arrivare sul mercato proprio perché lì hanno trovato i primi soldi per partire. Quello che succederà adesso è che tutto quello che abbiamo visto fino ad oggi passerà a una scala probabilmente per 6 o per 8 e comincia dall'anno scorso, da quest'anno, questa evoluzione. Nel senso che di fatto passiamo da una situazione dove le persone connesse siamo noi, con tutti i nostri oggettini, che sia il telefonino, che sia l'iPad, che sia il computer, a una situazione in cui le cose che stanno con noi si connettono. Quindi avremo l'Apple Watch, avremo un qualcosa a casa che si connette, che potrebbe essere il frigorifero, piuttosto che la lavastoviglie, la lavatrice, il termostato, le luci, l'impianto di condizionamento, e noi da casa, dall'ufficio, da quando siamo in mobilità, tramite un'applicazione le potremo comandare e fare in modo che si muovano. Tutte queste cose qua stanno succedendo adesso, ci sono tante aziende che cominciano a lanciare i loro prodotti in questi termini, e questa cosa qui farà partire completamente un mondo di nuove applicazioni e di nuovi scenari che si apriranno. La rete passerà da 3 miliardi di persone connesse, quindi 3 miliardi di indirizzi IP, probabilmente sono già 3 miliardi per 2 o per 3 perché tutti abbiamo più di un device, a una situazione in cui saranno 20 miliardi, 30 miliardi di oggetti connessi alla rete. Quindi la rete diventa un enorme produttore di dati, che è un altro dei punti importanti di questo momento, perché tutti questi dati cominciano a essere macinati. Ci sono delle grossissime installazioni di Google piuttosto che di altre realtà che stanno mettendo server su server in California piuttosto che nella costa est degli Stati Uniti e stanno leggendo tutto quello che facciamo, stanno leggendo tutte le informazioni che noi stiamo producendo. Fate conto che le informazioni che noi abbiamo prodotto negli ultimi 2-3 anni sono più di quelle che noi abbiamo prodotto da quando esiste internet e sta aumentando in modo esponenziale adesso la quantità di dati che produciamo. Quindi una quantità di dati e di informazioni spaventosa, che se possono essere elaborati dal computer possono predire e produrre tantissimi scenari che noi oggi non avevamo idea che potevano essere disegnati. Per cui siamo passati da quel momento in cui era partita la cosa con 400 milioni di persone a una situazione che sarà già abbondantemente superata, che vedeva quasi 3 miliardi di persone nel 2014.
40% della popolazione è online, per cui tantissime persone, e quel portale che vi raccontavo prima ha raccolto in poco più di un anno, in 18 mesi, ha raccolto quasi 2 miliardi di dollari di finanziamento, quindi tantissime persone, che 8 milioni di persone che hanno voluto donare un euro, 2 euro, 5 euro ad altri per fargli finanziare dei progetti. Questa cosa qui è una cosa fantastica per la vostra generazione, nel senso che se voi avete un'idea rispetto, io faccio sempre l'esempio, voi e la generazione, la mia generazione, quindi chi è nato negli anni 70, fine anni 60, negli anni 90 è vero che l'economia era più florida, tirava, c'erano più opportunità dal punto di vista economico, però di fatto avevi delle persone davanti che comunque erano state in grado di creare un'economia importante, che è quella che ha prodotto quegli anni lì, che non lasciavano il posto o comunque non mollavano le loro posizioni. E purtroppo ci sono ancora oggi quelle persone là, quindi questo è un po' il problema del nostro paese. Però quelle persone lì non avevano necessità di capire tante cose del mondo moderno, perché di fatto le avevano vissute con una cadenza abbastanza larga. Tanto per farvi un percorso, solo per farvi capire la velocità, io mi ricordo perfettamente, io sono nato che c'era la televisione in bianco e nero, io sono del 67, c'era la televisione in bianco e nero, nel 77 io mi ricordo quando è arrivata la televisione a colori, nell'80 mi ricordo che è arrivato il VHS, nel 90 mi sono comprato una cinepresa per fare le riprese, nel 94 è arrivata la internet, che però non è quella di oggi. Però se vedete, ogni passaggio passavano 6 o 7 anni, cioè c'era tanto tempo tra una cosa e l'altra. Quello che sta succedendo a voi è che le cose stanno succedendo alla velocità della luce, cioè ogni 2-3 mesi succede qualcosa, per cui c'è una velocità di cambiamento che è spaventosamente più rapida di quella che abbiamo vissuto noi nella nostra generazione. E questa cosa qui, per me che ci lavoro dentro, la comprendo, non dico che capisco tutto, però ci sono a bordo e faccio il possibile per governarla. Se uno non lavora nel nostro mondo, quindi adesso non so cosa fanno i vostri genitori, però se uno non lavora nel nostro mondo fa tanta fatica a seguire tutti questi cambiamenti, perché sono tanto rapidi, sono cose che succedono a una velocità veramente importante. E la società nostra non è così pronta a gestire questo cambiamento. Mentre voi, se vi sforzate di capire queste cose, molti di voi qualcosa conoscono già, e ci entrate un attimo con la testa, ci impiegate poco a capire. Cioè, se voi andate a vedere cos'è Airbnb, capite che cos'è Airbnb. Andate a vedere Uber, capite cos'è Uber. Andate a vedere Kickstarter e dite che figata Kickstarter. Prendete una stampante 3D e capite che basta schiacciare un tasto e stampante in 3D. Mentre quelli della mia generazione, quando stampano in 3D, dicono wow, cioè, perché per loro è un altro mondo, cioè è assolutamente il futuro. Per cui dovete assolutamente essere consapevoli di questa cosa qua. Questa ve la risparmio, è molto economica, alla fine dice quali di queste aziende fanno profitto e quanto profitto fanno in 10 minuti. Può esservi utile forse per farvi capire cosa c'è dietro quelle cose che voi usate normalmente. Per farvi capire, la Apple in 10 minuti fattura 3 milioni di dollari, in 10 minuti. In 10 minuti guadagna 712 mila dollari, guadagno netto, tramite il suo mondo. La Apple è una società che oggi fattura 60 miliardi al trimestre, quindi al di là di quello che voi avete in tasca e tutti noi abbiamo in tasca, è una macchina da soldi spaventosa che sta costruendo. E nel 2000, quando Steve Jobs l'ha presa in mano, era una società in perdita, sull'orlo del default, cioè stava per portare i libri in tribunale. Nell'arco di 15 anni è diventata la più grande società al mondo, solo perché ha saputo interpretare se stessa nell'ambito di questo sviluppo. Società tipo Microsoft sono ancora molto profittevoli, ma in 10 minuti fanno la metà del fatturato che fa la Apple e guadagnano 400 mila dollari
in 10 minuti, che sono comunque delle cifre spaventosamente importanti, però sta perdendo violentemente il passo. Amazon, che fattura anche lei $1,5 milioni in 10 minuti, ne guadagna solo 14.000, che sono pochissimi, cioè una percentuale di guadagno che è dello 0,1% rispetto a quello che fattura. Una cosa molto interessante perché è sulla grande distribuzione, quindi la grande distribuzione ha dei margini sempre molto bassi, ma anche molto interessante perché vuol dire che l'Amazon sta continuando a investire violentissimamente soldi per diventare un leader sempre più importante in questo mondo. E qui ci saranno delle evoluzioni veramente molto importanti nelle nei prossimi mesi. Qual è l'impatto di queste cose qua? Allora, questo è quello che vi ho un po' raccontato. Nel 69 c'è stato lo sbarco sulla Luna e avevamo la televisione, bianco e nero, e quindi una cosa molto unidirezionale. Quest'anno, non so quanti di voi seguivano la Samantha Cristoforetti su Instagram o su Facebook, noi avevamo un'astronauta nello spazio italiana che twittava, metteva le foto su Instagram, parlava con le persone online, cioè, ed era nello spazio. Quindi una opportunità di interazione e di dialogo che noi abbiamo ancora il dubbio, la nostra generazione, che nel 69 non sia mai andato nessuno nella Luna e che abbiano ripreso tutto quanto dentro uno studio televisivo, perché non avevi evidenza effettiva di queste cose. Qui stai parlando di un 2015 dove hai tutto quanto veramente a portata di click sul tuo telefonino e puoi vedere le cose. Quest'anno voi avrete un cambio completo sul tema dei pagamenti. Da fine di quest'anno pagherete quasi tutti col telefonino. Cominceranno tutti i sistemi nuovi, le due banche principali che abbiamo in Italia. Già è partita, non so quanti di voi si sono scaricati Hype sul telefonino, che è l'applicazione di Banca Sella, molto carina, che vi permette di passarvi i soldi tra di voi tramite il telefonino. Quindi se io ti devo 5 euro, tramite l'applicazione te li passo senza tirare fuori i soldi direttamente dal telefonino. Questa cosa qua succederà con tutti gli strumenti di instant messaging, Facebook, WhatsApp, Twitter, produrranno tutti entro la fine dell'anno un sistema che vi consentirà di trasferire i soldi e di pagare tramite questi strumenti. Comunque già a fine di quest'anno voi potrete pagare tranquillamente col telefonino in tantissimi esercizi, perché partirà tutto il tema di Apple Pay, per cui potrete pagare con Apple Pay, con Google Wallet, con tutti quanti gli strumenti. Questa cosa qua per voi sarà abbastanza facile da capire, non vi sembrerà una cosa stratosferica. Per i vostri genitori, per i vostri nonni, questo sarà il futuro, cioè loro sono abituati al portafoglio, alla carta di credito, ma neanche alla carta di credito, sono portafoglio e ai contanti. Questa cosa qui non è solamente un cambio di procedura d'acquisto, è proprio un cambio di comportamento sociale che rende liquido un tema di trasferimento dei soldi, lo rende molto più semplice, lo rende tracciabile in modo molto forte e permette di fare delle attività di CRM su quello che voi farete, quindi di raccolta di dati molto importanti. Quanti di voi guardano TripAdvisor prima di andare in un posto? Questa è una rivoluzione molto importante, nel senso che alla fine TripAdvisor ha cambiato completamente il modo di fare il turismo. Oggi se io devo prenotare un albergo vado su TripAdvisor e guardo effettivamente se quell'albergo è buono, cosa dicono le altre persone che ci sono state. Ha cambiato completamente il modo di porsi delle strutture, devono stare attentissime al consumatore, è un passo in avanti clamoroso dal punto di vista della qualità del servizio, perché devi stare attento a quello che dice il consumatore e devi farlo benissimo. Sopra il TripAdvisor si possono costruire un sacco di modelli di business, si possono aiutare le aziende che non sono così consapevoli dell'importanza di questi strumenti per fare in modo che li utilizzino al meglio. Noi abbiamo fatto partire una startup adesso che aiuta proprio le aziende a capire come utilizzare meglio TripAdvisor. Sulla musica vi ho detto, è da domani disponibile, per cui lo potete scaricare da domani e Apple Music diventa il concorrente numero uno di Spotify, per cui cambierà quel modello lì.
Made.com, non so se lo conoscete, comunque siete troppo giovani per avere ancora il tema dell'arredarsi una casa, è un portale che è nato solo qualche anno fa e sta diventando il negozio dell'arredamento, dove fondamentalmente le persone che devono comprarsi dei mobili vanno su questo portale che ha un'offerta incredibile con dei prezzi molto interessanti. Sul tema della formazione, vi dicevo, la mia generazione ha dovuto comprare le enciclopedie. Voi, se io vi faccio una qualsiasi domanda, basta semplicemente che prendete il telefonino e nel giro di 2-3 minuti mi sapete rispondere a seconda di quanto veloci siete a fare la ricerca. Oltre a fare questa cosa qua, avete delle situazioni, tipo, quanti di voi conoscono Khan Academy? Uno solo è pochissimo, dovete conoscerla tutti. Coursera? Ok, un altro solo. Questi sono dei portali, anche Udemy è un altro, dove voi potete accedere a qualsiasi tipo di conoscenza. Volete fare un corso di mandarino, volete fare un corso di fisica, di astronomia, qualsiasi cosa, voi andate su questi portali e trovate di tutto. Volete imparare a programmare? C'è qualcuno che vi insegna a programmare. Ed è tutto a portata di click, cioè è tutto gratis dove voi potete trovare tutto. È un'opportunità pazzesca per ragazzi anche meno fortunati di voi, che magari si trovano in una situazione ambientale dove non possono accedere alla conoscenza. Lì possono trovare tutto quanto e possono farsi una cultura. Questa cosa qui è molto importante, ma anche molto... dovete stare molto attenti, perché la costruzione della ricchezza e delle società civili si è costruita sul fatto che avevi anche la fortuna di nascere in paesi che avevano un grado di sviluppo e di società che fosse in qualche modo evoluto. Oggi non è più ristretto solo a quel tipo di persone la crescita sociale e lo sviluppo personale, perché tutti questi strumenti li puoi accedere da ovunque, per cui voi avrete una competizione sul valore, sulle competenze, che sarà su scala globale, non sarà più limitata a poche aree del mondo. Ci possono essere dei ragazzi straordinari, ed è una cosa stupenda, che in un paese remotissimo del mondo imparano tutte queste cose e diventano qualcuno di molto importante. Per cui avete sicuramente tantissime più opportunità, ma anche una sfida molto più ampia da giocarvi a livello di competenze. La cosa bellissima è che questa cosa qua può essere anche estremamente divertente ed estremamente semplice. Ci sono tantissimi giochi, tantissime applicazioni che vi insegnano in modo divertente. Stanno sviluppando un sacco di sviluppatori delle applicazioni di edutainment dove voi avete la possibilità di imparare divertendovi, quindi facendo utilizzo di giochi che possono in qualche modo portarvi informazioni. Addirittura voi oggi potreste prendervi una laurea e certificarvi su un'università molto importante come la Johns Hopkins semplicemente stando a casa. Quindi non occorre neanche che andate negli Stati Uniti alla Johns Hopkins a studiare, lo potete fare tranquillamente da sotto la serra, seduti là col vostro computer, seguite tutte le lezioni, date tutti gli esami e avete la certificazione dell'università americana. Questa cosa qui è pazzescamente bella e pazzescamente importante, nel senso che io posso accedere al più alto livello di informazione e di cultura lavorando direttamente da dove mi trovo. Quindi un'opportunità molto importante di crescita. Stanno cambiando tutta una serie di giochi. Io ho il mio bambino più grande che è appassionato dei droni, tutte queste cose qui. Ci sono delle situazioni tipo questo, di Overship, ma ce ne sono tante altre, dove voi oggi potete scaricarvi la struttura del drone come file, ve la potete stampare con la stampante 3D, prendere tutti i pezzettini che vi servono e assemblarvi e costruirvi un drone. Iniziano ad esserci tantissimi giochi per le generazioni più giovani della vostra, ma anche per voi, che sono tipo dei Lego, ma molto più intelligenti e molto più divertenti da fare, perché potete scaricarvi tutto dalla rete e configurarveli. E ce ne sono sempre di più. Questa cosa qui determinerà una crescita ulteriore dei profili delle persone. Noi faremo come Age Farm un grossissimo investimento adesso nell'ambito formativo educativo, faremo un'acquisizione di una scuola, faremo una serie di passaggi importanti
perché tutto il mondo della scuola sta cambiando in modo spaventoso. C'è questa scuola giù a San Francisco, Alt School, che ha appena raccolto 100 milioni di dollari e sta confezionando dei percorsi scolastici completamente disegnati su quelle che sono le vostre frequenze e le vostre esigenze. Per cui cercano di creare delle situazioni dove voi possiate essere continuamente sfidati, perché si sta prendendo consapevolezza da parte delle strutture scolastiche su un cambio completo di frequenza da parte vostra. Io dico sempre che non ero bravo, già non lo dico mai, però un po' lo penso, che io non ero bravo a scuola perché la frequenza era completamente sballata. In realtà non avevo voglia di studiare, però in realtà era sballata anche la frequenza. Cioè, e questo tema della frequenza è molto importante. Cioè, voi con questo tipo di strumenti che avete in mano, se cominciate a entrare su questo mondo, aumentate la vostra frequenza, per cui avete una velocità di interazione che probabilmente non si conforma più a quella della lezione unidirezionale come vi sto facendo io, perché vi annoiate fondamentalmente. Per cui avete bisogno di stimoli, perché il computer vi dà molti più stimoli, il telefonino vi dà molti più stimoli, è molto tutto più veloce. Queste scuole qui stanno cominciando a ragionare su tutti questi strumenti per fare in modo che non vi annoiate, per fare in modo di tenervi sempre ingaggiati e di farvi correre in termini di velocità. Questi sono dei passi avanti pazzeschi dal punto di vista della formazione. Ok, tutto ciò è per fare cosa, che è anche il motivo per cui vengo volentieri a trovarvi, per darvi consapevolezza, cioè voi dovete essere. Io sarò contento oggi se vado via e voi avete ansia e consapevolezza, cioè ansia che sta cambiando il mondo alla velocità della luce e non ve l'avevano detto, o comunque non ve ne eravate accorti, ma ci sta, cioè si può tranquillamente essere un attimo distratti alla vostra età, ci sta tutto, però dall'altro lato che abbiate acquisito consapevolezza, cioè delle potenzialità che avete in termini di fare le cose, perché se voi sarete consapevoli di tutto quello che sta succedendo, potrete rendere consapevole qualcun altro e coglierne tutte le opportunità, perché avete veramente delle opportunità favolose davanti se siete consapevoli. Tanto per darvi un'idea e per farvi capire cosa sta succedendo, voi oggi avete detto che siete del 97, grosso modo, 98, 95, però comunque avete tendenzialmente dai 20 ai 17 anni, grosso modo. Cioè, nel 2024 quindi avete tendenzialmente 9 anni in più, siete ancora sotto i 30 anni, 27 anni, 28. Nel 2024, oggi, quest'anno, noi abbiamo il computer che arriverà alla potenza di calcolo di un topo, cioè il computer che esce oggi sul mercato ha la stessa velocità di elaborazione di un topolino. Nel 2023 noi avremo un computer sul mercato, e probabilmente ci arrivano prima, che ha la stessa velocità di elaborazione di calcolo del nostro cervello, che è una cosa pazzesca, perché il nostro cervello ha delle potenzialità pazzesche ed è velocissimo. Già questo è spaventoso, cioè quando il computer ragiona come noi, è veloce come noi, vuol dire che è veramente tanto avanti. Nel 2023 ci sono altri tipi di tecnici che oggi dicono che se tra me e voi ci fosse uno schermo opacizzato, voi non riuscireste a capire nel 2023 se io sono una persona o se sono un computer, perché non sarà assolutamente fattibile riuscire a capire se le mie risposte sono prodotte da una macchina o da una persona umana. Quindi già nel 2023 faremo fatica a distinguere effettivamente la capacità di elaborazione di un computer da quella di un essere umano. Nel 2045 noi avremo dei computer che avranno la stessa capacità di calcolo di tutti i cervelli della Terra. Se voi pensate al 2045, per voi è 30 anni avanti, quindi stiamo parlando che avrete la mia età, grosso modo. Io sono 48, però siamo grosso modo a quell'età lì. Cioè, pensatevi cosa sarà diverso il mondo. Cioè, ma già nei prossimi 5 anni sarà diversissimo il mondo. Quindi
ci sono tantissime cose che oggi andranno a cambiare completamente. E provate a immaginarvi quanta fatica faranno le persone che non vivono questa dimensione qui a capire già questa cosa qua del 2023, cioè di avere un computer che è molto più potente di quello che è il loro cervello. Dopo, non tutti usiamo il cervello perfettamente, quindi avere un computer che lo usa perfettamente, perché dopo il computer non è che fa il mona, il computer fa la cosa giusta, sarà decisamente interessante. Questa cosa qua, in America, nei circoli culturali legati al nostro mondo, sta diventando realmente un problema, nel senso che ne stanno parlando seriamente, perché quanti di voi hanno visto Terminator? Se voi guardate quel film, che per voi è vecchio, però era un film di fantascienza ai miei anni, Schwarzenegger si ritrovava con se stesso che tornava, c'era tutto quel casino lì del ritorno dal futuro per eliminare le macchine, perché si stava andando in una dimensione dove le macchine controllavano tutto, un po' tipo Matrix, se qualcuno ha visto Matrix. Questa cosa qua comincia a diventare un argomento di discussione reale, cioè cominciano veramente a pensare, ok, ma cosa succede quindi? Dobbiamo mettere dei limiti alle macchine? Dobbiamo impedire che le macchine diventino così potenti? Cominciate a ragionare su tutti gli scenari che possono modificare, tantissimi in meglio, cioè possiamo avere delle cose straordinarie se abbiamo delle macchine che sanno ragionare così velocemente, ma anche tantissimi che possono cambiare completamente la nostra società, nel senso che se a quel punto una macchina che è così intelligente è la macchina che lavora, io posso anche fare a meno di lavorare, però c'è un impianto sociale che deve essere completamente modificato, per cui ci sono tante cose su cui bisognerà cominciare a ragionare. I tempi non sono quelli di una volta che passavano 7-8 anni, cioè una volta che comincia l'accelerazione ci si arriva in un lampo su queste situazioni qua. La velocità e il calcolo però non sono nulla se non costruiamo, e qui c'è la grandissima opportunità, tutti i servizi e i prodotti che si possono integrare. E qui parte tutto quello che è il mondo economico, nel senso che oggi nel mondo economico ci sono delle opportunità straordinarie di plugare, di collegare la propria azienda a tutte queste cose qua. La cosa, quanti di voi conoscono il tema delle API e delle SDK? Ok, quindi ci sono dei developer qua dentro. Questa cosa qui, che non sono le API quelle del miele, fondamentalmente sono delle porte che vengono scritte sul software, ditemi voi se lo dico giusto, sono delle porte che vengono scritte sul software che consentono agli altri di collegarsi al software. È una cosa stupenda che viene, io l'ho semplificata adesso al massimo perché la capiate tutti, però è come se io costruissi una macchina con dei pezzi del Lego e lasciassi la possibilità agli altri di attaccarci altri pezzi per far diventare la macchina più grande. Quindi costruisco un software che è open, per quello che vi ho raccontato prima, però con una logica anche di apertura che mi consenta un domani di collegarmici. Sì. Questa cosa qui non si limita solo al software, è anche su quelli che sono i modelli di business come cultura. E ci sono dei casi molto interessanti che stanno succedendo. In primis Google. Google è una piattaforma completamente aperta dove voi vi potete attaccare per fare tante cose. Però faccio un esempio molto semplice. La Lego, quella dei mattoncini, ha fatto una cosa molto con una logica di API aperte, però l'ha fatto con delle API che non sono software ma sono business, dove fondamentalmente ha detto: volete disegnare i nuovi giochi della Lego? Vi metto a disposizione un portale che si chiama Chiuso, dove fondamentalmente voi avete la possibilità di fare il submit, quindi di fare l'upload di quelli che potrebbero essere i giochi che voi vorreste vedere prodotti dalla Lego. Quindi hanno aperto la propria piattaforma al contributo di tante persone come voi che possono in qualche modo produrre dei giocattoli nuovi per la Lego. Questo concetto della piattaforma aperta, o comunque della piattaforma che riceve il contenuto, è fondamentale oggi da parte delle aziende, perché se sono aperte avranno tante persone al di fuori che vogliono buttare dentro delle informazioni. Tutto questo concetto qui porta a quella che oggi per voi è ancora molto lontana perché siete ancora sul mondo della scuola,
però è di fatto la rivoluzione più importante che vivrà la nostra economia, che è quella che oggi viene chiamata Industry 4.0, cioè un mondo delle imprese che comincia a ragionare in questa logica qui e dice: ok, mi devo aprire a tutto quanto, devo fare in modo di recepire questa capacità di interazione, devo recepire questo cambiamento che arriverà con la tecnologia e comincio a interagire in una logica completamente diversa. In Germania stanno lavorando tantissimo sulla robotica. L'Europa sarà sicuramente più avanti assieme al Giappone nei temi della robotica, perché noi abbiamo un costo del lavoro che è molto alto, per cui questa cosa qui parte molto prima da noi che nel Far East, dove il costo del lavoro è molto più basso. Per cui chi ha l'esigenza del costo del lavoro alto, infrastruttura in termini di robotica per far crescere delle cose che possono funzionare da sole. E nei prossimi 4 anni ci saranno tantissime cose del genere. Poi il robot non dovete sempre immaginarlo come un umanoide, ma può essere anche semplicemente una macchina che assembla, che però è un robot che produce di fatto un assemblaggio di un qualcosa. Ok, questo è un esempio di quello che era il Kickstarter, è stato il caso più importante. Prima che uscisse l'Apple Watch, la Peeble, che è un ragazzo che aveva un'idea in California di costruire un orologio completamente automatizzato, aveva fatto il giro di un po' di venture capital, aveva cercato di vedere se qualcuno lo finanziava per partire con il suo progetto e non ha trovato nessuno. Ha messo su Kickstarter l'idea del Peeble Watch e ha raccolto al primo giro 10 milioni di dollari e ha prodotto questo orologio, semplicemente con donazioni o gente che diceva: lo voglio, ti anticipo 100 dollari, quando è pronto me lo mandi. Adesso è partita col secondo orologio, la Peeble, che è diventata un'azienda molto più importante, e nel giro di poche ore, perché non è passata neanche una giornata, ha raccolto 20 milioni di dollari con lo stesso processo. Quindi un nuovo modo di vendere i propri prodotti online e di portare a casa un risultato di vendita utilizzando una piattaforma di crowdsourcing. Ok. Questa cosa qua abilita chiaramente una rivoluzione perché di fatto consente a chiunque di raccogliere dei finanziamenti, quindi mette in crisi anche noi come investitori. Noi in questi 10 anni abbiamo investito oltre 20 milioni di euro per aiutare i ragazzi a partire. Abbiamo fatto partire più di 100 iniziative, quindi abbiamo fatto nascere 100 società. Però se questa cosa qua parte da dei portali di crowdfunding, la scala può aumentare in modo esponenziale in termini di velocità. Un'altra delle cose pazzesche che usciranno adesso, nei prossimi anni, è questa. Ma forse non c'è l'audio. Fondamentalmente usciranno tutti questi prodotti tipo l'Oculus Rift. Chi è che conosce l'Oculus Rift? Fantastico. Ok, l'Oculus Rift è fondamentalmente una tecnologia a visore che era fortissima negli anni 90, che poi è stata ripresa adesso negli ultimi anni, nata proprio tramite un progetto di crowdfunding. Il ragazzo che aveva pensato a questo Oculus Rift l'ha messo su un portale di crowdfunding e ha venduto la sua idea a Facebook per 2,5 miliardi di dollari, ancora prima di riuscire a raccogliere i soldi dal portale di crowdfunding. Fondamentalmente, alla fine di quest'anno, tra Oculus Rift, che è Facebook, piuttosto che Microsoft, cominceremo a utilizzare sempre di più questi visori che si metteranno agli occhi e che ci catapulteranno all'interno di una realtà completamente virtuale a una velocità incredibile in termini di renderizzazione, per cui non ci sembrerà neanche differente da quella che è la realtà, e potremo vedere degli scenari che non sono chiaramente di fronte a noi. Per cui noi adesso abbiamo fatto delle cose per delle strutture turistiche, ma ti puoi ritrovare con questo occhiale qua seduto su una sedia ed essere in realtà seduto su una sdraio in riva al mare. E quando arriva l'acqua del mare, tu alzi automaticamente le gambe, però sei in ufficio perché ti sembra veramente di essere in riva al mare. Questa cosa qua può produrre una valanga di scenari incredibili, sia nell'ambito del gaming, che nell'ambito del leisure, delle vacanze, nell'ambito dell'education, nell'ambito di quello che può essere la medicina. Cioè, ci sono tantissime cose che possono permettere anche a persone che sono portatrici di handicap di vivere delle dimensioni nuove o fare delle riabilitazioni completamente nuove. Quindi è molto molto interessante.
l'hardware e il software stanno cambiando completamente la loro dinamica di interazione. Cioè, quello che eravamo abituati noi era che l'hardware non si toccava, era troppo difficile. Oggi le nuove generazioni lavorano con l'hardware in modo molto diverso. Adesso vi faccio vedere un video. Io ce l'ho questo oggetto qua a casa. E l'interazione è completamente come quella che vedete sullo schermo. Io l'ho portata a casa qualche giorno fa, l'ho messa a disposizione del mio bambino e dei miei bambini e loro hanno cominciato a dialogare con lei nello stesso identico modo che vedete qua. Thursday, November 15th. Alexa, give me my flash briefing. Here's your flash briefing. From NPR News in Washington, I'm Lakshmi Singh. What did the dog say? Okay. Questa cosa qua è... Provate a immaginarvela, adesso è una Siri aumentata, quindi funziona come una Siri, però lo fa con questo oggettino, ha qualche cosa in più perché chiaramente Amazon mi consente di mettere le cose nella lista della spesa, eccetera. Però immaginatevela tra 3 o 4 anni, quando il computer sarà ancora più potente, ci saranno ancora più dati connessi, avremo tutto connesso, per cui già oggi Alexa... Quando io l'ho messa a casa, lei mi ha chiesto, ok, faccio un searching se hai degli oggetti a cui mi posso collegare. Quindi cercava il termostato, cercava il condizionatore, le luci. Se io avessi avuto questi oggetti qua, lei avrebbe mappato la casa, avrebbe detto, ok, ho trovato un termostato, ho trovato un condizionatore, eccetera. Però a quel punto io le potevo dire, accendi le luci, accendi l'aria fredda, abbassa la temperatura, fai tutte queste cose qua. Questa cosa qua nel giro di 3-4 anni è realtà, cioè probabilmente anche meno di 3-4 anni, sono esageratissimo a dire anni, forse stiamo parlando di 12 mesi, 15 mesi. Capite che cambia tanti scenari una cosa del genere, porta dentro tante cose, ci sono da costruire un casino di cose. Chi oggi fa questi tipi di strumenti non è pronto a parlare con Alexa, non sa come deve fare, deve aprire le API, deve scrivere il codice, deve interfacciarlo ad Alexa, deve fare diverse cose. Chi fa il commerciale deve capire che forse glielo posso vendere a 9,99, glielo posso dare con un canone, non occorre più che glielo vendo come glielo vendevo prima, mi faccio pagare su quante volte parla Alexa. Cioè partono tutta una serie di nuove dinamiche di servizio che sono figlie di un nuovo modello di servizio. E su queste cose qui bisogna essere abbastanza aperti per capirle. Non è detto che le generazioni che
rappresento io siano aperte, cioè può darsi che facciano fatica a capire questo cambiamento. Voi oggi queste cose qua le potete cogliere molto velocemente, capire e dire: ah, ok, ho capito come funziona, io posso aiutarti perché posso scrivere il codice, perché posso capire, perché posso fare la grafica di questi servizi, cioè posso fare probabilmente un sacco di cose che possono aiutare. Un'altra delle cose sempre importanti che porterà Amazon nei prossimi mesi è tutto il tema della grande distribuzione. Non so se avete letto sul Corriere, c'era un articolo qualche settimana fa che diceva che Amazon Fresh probabilmente arriva in Italia. Amazon Fresh può essere una grandissima opportunità, ma anche una grandissima minaccia per tutti quelli che sono i nostri produttori di ortofloricoltura, i piccoli casolini, le piccole strutture che vendono prodotti, perché loro ci mettono sotto una piattaforma di servizio veramente molto forte. Può essere una minaccia, ma anche una grandissima opportunità, perché poi Amazon può essere enorme in termini di capacità di diffusione. La forza di Amazon è che sicuramente lei entra sul mercato con dei prodotti che saranno semplicissimi. Avete visto che è il secondo video dove Amazon fa raccontare l'innovazione da un bambino. Cioè anche il video precedente era il bambino che parlava. E tutta questa cosa qui, al di là che è straordinaria perché sta capovolgendo un po' le regole del marketing, portando veramente i video ad essere quasi più dei tutorial che dei commercial. Per cui non ti faccio semplicemente l'introduzione di un nuovo prodotto, ma ti faccio capire come funziona nella dinamica della famiglia. Per cui ti faccio vedere tutta una serie di scene che ti fanno subito arrivare alla comprensione. E in più te li faccio presentare da dei bambini, per farti capire che sono particolarmente semplici, che non c'è nessun tipo di livello di difficoltà per entrare nella dinamica di questo tipo di prodotti. Questa cosa qua si sta associando a tutta un'altra serie di strumenti. Non so quanti di voi conoscono questo, è un altro oggettino che ha fatto uscire Amazon, è una clip magnetica, ognuna con un nome diverso. Adesso questa qui è quella del detersivo, ma c'è quella del latte, c'è quella della carta igienica, c'è quella dei Kleenex, c'è quella di qualsiasi prodotto di largo consumo. Voi la mettete nel posto dove finite di solito questo prodotto, per cui so, questa qui ce l'avete sulla lavatrice e quando state facendo la lavatrice dite: cavolo, ho finito il detersivo, schiacciate due volte il pulsantino, automaticamente carica sulla lista della spesa dentro Amazon.com sul vostro profilo due pezzi di detersivo, poi la sera voi guardate e dite: ok, questa è tutta la roba che devo comprare, mandate l'ordine e la mattina dopo vi arriva tutto quanto. Per cui stanno semplificando al massimo l'interazione per consentire all'utente di arrivare a comprare i suoi prodotti. E stanno uscendo tutta una serie di prodotti che andranno a darci tante caratteristiche di quelli che sono i prodotti che noi consumeremo. Questo è un altro prodotto straordinario che ho a casa anch'io dall'anno scorso ed è molto bello. Fondamentalmente è un termostato intelligente, si chiama Nest, fatto da un ragazzo che si chiama Tony Fadel, che è anche un amico, è stato da noi anche diverse volte,
che fondamentalmente aiuta le persone nella programmazione della temperatura. Adesso qua non ce n'è neanche uno, però voi avete il termostato a casa, avete mai provato a programmarlo? È un delirio o no? Cioè è scritto tutto in piccolo, non si vede niente, è tutto complicato. Questo qui è semplicissimo, è una rotella dove fondamentalmente voi girate e impostate la temperatura. Dopo 5-6 giorni che voi selezionate la temperatura, lui va in autoapprendimento, capisce quali sono le vostre abitudini e si autoprogramma da solo. Se poi voi non siete a casa, lui abbassa la temperatura. Se fuori cambia la temperatura perché c'è uno sbalzo verso l'alto o verso il basso, lui automaticamente, quando è collegato in wifi e becca le weather forecast, decide se alzare o abbassare la temperatura in funzione di quelle che sono le vostre esigenze. Questo qui chiaramente lo potete governare dal vostro telefonino, per cui avete l'applicazione che vi dà la temperatura di tutti gli ambienti e potete regolarla a seconda di quello che vi serve. Adesso stanno aggiungendo altri due strumenti, uno per la detection del gas e una telecamera per consentire di vedere in casa cosa sta succedendo. Di oggetti così ne usciranno tantissimi, adesso io qua ne ho messi alcuni, adesso arriveranno le serrature, quelle elettroniche che comanderete con l'iPhone, era uno dei prodotti più presentati all'ultimo Computer Electronic Show di Las Vegas, per cui potrete aprire la casa a persone terze semplicemente sbloccando il lucchetto sull'iPhone se avete qualcuno che arriva davanti. Avrete la possibilità di automatizzare un sacco di processi tramite applicazioni che governeranno tutto, per cui apri la porta alle 17 perché arriva una persona, accendi le luci e alza il riscaldamento. Avrete oggetti tipo questo che vi monitorano tutte le attività fisiologiche, per cui entreranno anche nella dinamica di quelle che sono le vostre attività fisiche, dove ci sono dei dati clamorosi, dove ci sarà un passo in avanti anche a livello proprio di medicina molto importante. Ci sono strumenti che monitorano il vostro sonno, ne sono usciti un sacco adesso su Kickstarter, quindi vi dicono se state dormendo bene, se avete riposato bene. Ci sono degli oggetti tipo questo Scanadu, che è grande così, anche questo ce l'abbiamo anche noi, che vi consente di farvi 7 esami semplicemente passandovelo sul corpo o appoggiandoci un dito, quindi vi dà la temperatura, vi dà lo zucchero nel sangue, vi dà la pressione arteriosa, vi dà un sacco di cose ed è un oggettino da $150 che vi potete portare a casa. Per cui ci saranno tutta una serie di cose che entreranno che sono le Internet of Things, che entreranno nella nostra vita normale nel giro di 4-5 anni, che cambieranno completamente tutti i nostri comportamenti e di conseguenza cambieranno i comportamenti di tutti gli attori che ci girano attorno, perché le assicurazioni si baseranno su questi dati qua, per cui ti faccio anche pagare meno l'assicurazione, però voglio accedere ai tuoi dati e ti do un'assicurazione mirata su quello che è il tuo stato fisiologico. Ti posso dare un'assicurazione sulla casa migliore se installi quella telecamera e quel smoke detection. Cioè ci saranno tante cose che cambieranno in modo sostanziale. Un'altra cosa dove cambieranno tantissime cose è la macchina. I settori dove ci saranno più evoluzioni nei prossimi anni sono la persona, la casa e la macchina. Nella macchina... Cioè, quanti di voi conoscono le macchine, le driveless, quelle che vanno da sole? La Google ha già 2000 macchine che stanno circolando. Questo è il test della macchina. It was a big decision for us to go and start building.
then accelerating. Her. She's always trying to get me to do it that way. That's the way I learned in high school drivers. So if I had a self-driving car, I could spend more time hanging out with my kids or helping them with homework, even just tending to them, finding out how their day was and not having to wait till you get home and have dinner and all that. So the human feeling of it is very well engineered and it is very... Quanti di voi vogliono comprarsi la macchina? Tutti? Ma perché non andate a noleggio? Quanti di voi conoscono Enjoy, Car2Go, tutte queste cose? E perché non vi... Perché volete comprarvi la macchina? Vi conviene? Cioè, sono tanti soldi, li mettete tutti quanti là, non vi converrebbe noleggiarla ogni volta che vi serve? La volete comprare proprio? Perché una delle cose che dovreste fare, o comunque che la maggior parte di voi, della vostra generazione oggi, sta valutando, è di non comprarla più, perché alla fine sono tantissimi soldi, è una grossa spesa, però forse non mi serve più per l'ultimo uso che avevamo anche noi nella nostra generazione, cioè quello di muovermi, perché ce ne sono un sacco di offerte oggi che stanno uscendo di car sharing, per cui io mi faccio una bella scheda. Se immaginavo di spendere 10-20 mila euro per comprarmi una macchina, me li tengo, faccio una bella scheda e utilizzo il car sharing di Enjoy, piuttosto di Car2Go, piuttosto di qualsiasi altra società, che magari oggi a Bologna non c'è ancora, ma sta arrivando sicuramente molto rapidamente. E ho risparmiato un sacco di soldi e mi compro la macchina che... cioè mi affitto la macchina che mi interessa quando mi serve. Adesso partono anche con lo sharing dei motoscooter e di tutto il resto. Questa cosa qui è abbastanza diffusa ormai a livello internazionale sulle nuove generazioni che cominciano a ragionare di non far più l'acquisto. Come io lo vedo a livello di banche, comincia a non esserci più una grande proiezione della vostra generazione per l'acquisto della casa. Cioè non c'è più quella visione che la casa è un bene importante come lo era per la mia generazione. Cioè c'è più una cultura dell'utilizzo. Dopo, se voi volete comprare la macchina, sicuramente molti sono contenti. Comunque, quando entrerete nella dinamica dell'auto in modo molto forte, capirete veramente bene tutti questi scenari che si stanno diffondendo adesso. Oggi non c'è più nessun motivo per cui la macchina debba essere guidata da una persona. Cioè, con la tecnologia che c'è, con la potenza di calcolo che c'è, con... tutte le i tracciamenti che sono stati fatti con tutti i grandi operatori, che sia Google Maps, Apple Maps, Waze, tutti questi grandi operatori che hanno lavorato sulla mappatura delle città, la macchina può andare tranquillamente da sola. Si tratta solo di mettere a posto alcune cose a livello legislativo e poi può fare. Per me oggi montare in macchina e guidare per arrivare in un posto è veramente una rottura di scatole pazzesca, e molti di quelli che lavorano da noi stanno entrando in questa logica qua. Cioè sarebbe molto comodo mettere sul navigatore: io devo andare lì e portami, intanto io faccio qualsiasi altra cosa, posso lavorare col computer, posso leggere, posso fare tante cose. Quello che sta succedendo, che si sta diffondendo negli Stati Uniti, è questo. Cioè Google sta uscendo, ha già 2000 macchine che circolano e i risultati sono straordinari. Tesla è uscita con le sue macchine elettriche con il pilota automatico, su alcuni stati è già consentito utilizzarle e cominciano a circolare queste macchine che vanno da sole. È un cambio completamente, è un cambio fortissimo di prospettiva. Dopo, la macchina, quando uno vuole andare a fare una sgommata e andare a correre, la può sempre utilizzare e prendere sempre il controllo, però tendenzialmente cambia completamente l'approccio nei prossimi mesi in questo ambito qui. Questo significa che arriva una valanga di tecnologia dentro le macchine. La Apple nel 2020 sta ragionando di fare una macchina, quindi di uscire lei con un prodotto macchina, quindi di portare sul mercato un qualcosa che è completamente diverso. Per cui una valanga di dati pazzeschi che arrivano, interazioni pazzesche, la cultura dell'open che si è completamente diffusa e un nuovo mondo che si sta aprendo proprio in termini di interazioni. Fatemi voi domande, perché penso di avervi già stressato molto io nel raccontarvi tutte queste cose. Cioè, anche per esempio il fatto delle macchine, cioè sicuramente andando a utilizzare delle macchine che si guidano sole, elimina il lavoro umano come rischio per le persone e per gli altri.
ovviamente considerando l'importanza che hanno le case automobilistiche nel mercato, come si può dire che nel giro di pochi anni si riuscirebbe a fare un cambiamento, cioè togliere le macchine che si guidano solamente col pilota e inserire quella di macchina? Ma allora, per la casa automobilistica, se le macchine guidassero da sole non cambierebbe più di tanto, per loro potrebbe andare bene lo stesso. È il tema dello sharing che può cambiare molto, però allora, fai conto che ci sono una valanga di paesi dove deve ancora entrare nel mercato dell'automobile che consentono loro di crescere per altri 20 anni o 15 anni in modo abbastanza tranquillo. C'è un intero continente che è l'Africa che non ha ancora visto l'esplosione di questo fenomeno. Dall'altro lato, e l'Asia comunque sta partendo adesso, cioè in Cina davano in bicicletta fino a 10 anni fa, per cui hanno un'esplosione vertiginosa del consumo. Dall'altro lato, anche per la casa automobilistica può essere molto interessante il concetto dello sharing, perché io ti metto a disposizione un'auto e ti dico che tu la puoi utilizzare per X, poi te la sostituisco e te ne metto una di nuova. Per cui prendo il controllo del tuo momento del cambio dell'auto, quindi non te lo demando a te che magari dopo ti ritrovi con la macchina per 5 anni, ma decido io che ogni 3 anni ti cambio la macchina e poi la sposto magari su altri mercati. Qui ci sono delle dinamiche economiche che possono essere innestate. È chiaro che l'azienda deve entrare in una logica, e le aziende automobilistiche sono molto sul pezzo in questo momento, moderna di interazione. Tutti questi sono praticamente modelli business basati su web 2.0 open. Dato che quando noi entreremo nel mondo del lavoro ci sarà di sicuro il 3, forse anche il 4, che cambiamenti di paradigmi dobbiamo aspettarci? Cioè che cosa si sta, cosa volevi che entreremo? Ma allora, è difficile da dire, cioè non lo possiamo sapere neanche noi. Quello che io vi posso dire è, cioè, siate consapevoli, alcuni di voi ho visto che alzavano le mani sempre su determinati punti, per cui c'è la consapevolezza di cosa sta succedendo. Quello che per me è importante riuscire a portare a casa in una roba così è che tutti quanti lo diventiate, per cominciare a monitorare tutta questa cosa qua e stare attenti a quello che sta succedendo nei prossimi 3 o 4 anni, perché nel momento stesso, anche nella scelta di quello che sarà il vostro percorso di studi, perché dovete tenere conto in modo assoluto di queste cose qua. Poi le opportunità ci saranno su tantissimi settori e non solo sui settori tecnologici, perché bisogna sapere su tutti i settori interpretare questo cambiamento. Però è sicuramente importante che qualsiasi cosa che voi andrete a fare a livello scolastico la facciate tenendo in considerazione che il mondo sta cambiando in questi termini. Cioè il mondo che c'era prima o che ci ha condotto fino ad oggi è morto dal punto di vista del modello di business, e la crisi l'ha dimostrato in modo abbastanza evidente. Cioè quel modello lì non può più funzionare, può ripartire, può esserci qualcosa, però la dinamica sta portando sul mercato nuovi comportamenti sociali, nuovi consumatori che pretendono un nuovo modello di business, per cui voi dovete adeguarvi a quel modello di business lì. Quindi ci sono delle cose, io sto facendo imparare i miei bambini a programmare. So che non serve a niente, perché noi facciamo una cosa simile a questa in farm ogni estate che si chiama Digital Native Summer Camp. E stamattina c'è la settimana dei maker, per cui da noi oggi iniziano tutti i ragazzini che vogliono imparare a usare le stampanti 3D, a comporre, fare, eccetera. Quando loro diventeranno grandi, oggi hanno dai 6 ai 12 anni, quando loro diventeranno grandi non ci saranno più, cioè probabilmente faremo cose completamente diverse. Però io credo che sia molto importante imparare intanto il modello, cioè sapere queste cose. Cioè per me è stato importante vedere tutto questo percorso e oggi mi so relazionare sul vecchio e sul nuovo in modo completamente spontaneo, spero. E voi dovete avere lo stesso tipo di capacità di capire perché le cose erano state fatte in un modo e avere però l'occhio che guarda a come verranno fatte domani, così saprete interpretarvi nel nuovo mondo con i lavori giusti. Tu.
Io, tu. Ok. No, io, tu, non lei. Ok. No, non ho stime. Allora, il nostro mondo è completamente vecchio dal punto di vista burocratico, per cui in America ci è impiegato 1 o 2 anni a diventare quel video lì. Questo qui è proprio il video iniziale, infatti hai ragione di averlo già visto, perché è quello con cui hanno presentato il progetto. Infatti adesso ci sono già dei video un po' più moderni. Però da questo video qua a quando le macchine hanno cominciato a circolare, in alcuni stati è stato rapido, in altri non è ancora successo e siamo negli Stati Uniti. Perché ci sono comunque le lobby delle case automobilistiche che frenano, perché è un cambiamento molto rapido. Io credo che in Italia questo fenomeno qui ci vorranno 4-5 anni. Forse qualcosa di più se la burocrazia si mette in mezzo per bloccare tutto. Il tema del car sharing è attualità. Poi vedete anche voi Uber, no? Uber è inarrestabile, cioè è un processo completamente inarrestabile. Gli fanno la guerra tutti i giorni a Milano, e a Parigi e in altri paesi, stanno cercando di ostacolare la crescita di Uber. Ma non c'è scampo, cioè è solo questione di tempo e Uber vince, perché sta portando dentro una piattaforma che alla fine conviene anche ai tassisti adottare, perché gli dà molte più tranquillità. Sanno chi monta a bordo, paga di sicuro perché ha già certificato la sua carta di credito, hai più sicurezze proprio in termini di sicurezza, nel senso che se una persona ha la carta di credito che sale a bordo, vuol dire che è una persona certificata, non rischia di tirare una coltellata alla fine della corsa perché non aveva i soldi per pagare. Per cui conviene a tutti quel tipo di sistema, non circoli dentro un taxi con i soldi, cioè alla fine questi qua circolano di notte e hanno magari N soldi in contanti nel loro portafoglio, è pericoloso, cioè paghi tutto col telefonino, paghi tutto con la carta di credito. Per cui o ammoderni immediatamente la tua piattaforma per utilizzare questi strumenti, oppure è inevitabile che vinceranno questi tipi di tecnologie. Avranno delle resistenze, ma poi vincono. Io ti posso dire che sul tema dei pagamenti quest'anno l'Italia parte alla fine dell'anno. Sul tema di quello che è tutte queste cose di Internet of Things, tecnologie, arrivano tutte. Cioè alla fine possono ritardare di 2 o 3 mesi, però quello che vedi negli Stati Uniti ormai non ha più... Una volta ci impiegava un anno per arrivare dagli Stati Uniti all'Europa, adesso arriva immediatamente. Fenomeni tipo il car sharing anticipano in modo violento questo tipo di cose, perché comunque è un modello già innovativo quello. Per quanto riguarda sempre la questione legale, c'era stata prima la causa sempre con la Google, avevano lanciato i Google Glass, che infatti ci sono stati problemi per la privacy. Sì. Ma allora, quello che, cioè, rispetto a quelli che erano i temi di privacy della mia generazione, c'è ormai un menefreghismo da parte delle generazioni che sono venute fortissimo. Cioè, la nostra generazione era molto più attenta, ma perché ce lo dicevano quelli che stavano davanti a noi, a dare i propri dati personali. Oggi, quando tu usi Facebook, usi Twitter in modo così estensivo e butti su tutta la tua vita, la privacy, o su Instagram fai foto tutto il giorno, della privacy sei tu il primo che non ti poni il tema, cioè butti su tutto. Per cui si sta veramente affievolendo il tema della privacy. Poi la sicurezza dei dati è un'altra cosa, perché allora lì se io decido di pubblicare i miei dati in un luogo, posso anche delimitare io la mia privacy, però non voglio che vengano espropriati e portati via per altri fini. E quello è un tema che diventerà sempre più importante, perché ormai tutti contribuiremo con tanti dati. Però non credo che ci sia, non sarà un nodo dove si fermano tante cose, quello della privacy, perché quello che si sta facendo, quello che sta emergendo negli ultimi anni è che la gente è molto più flessibile sul tema della privacy rispetto al passato. Un po' di parte e anche un po' di studente, nel senso che con il fatto che mettiamo tutti questi soldi sul telefonino, paghiamo tutto col telefonino, non c'è il pericolo, vedendo anche comunque che
con alcune persone è molto facile alterare, non so, sui accedere ai dati personali. Non è così, diciamo, poco sicuro mettere tutti i soldi sulla rete, pagare per cellulare. Guarda, allora, tutti gli strumenti di security sono sempre più raffinati, per cui tu hai molti più investimenti in termini economici per garantirti la sicurezza in rete che nell'offline. Noi abbiamo, il tema è più di comportamento sociale, cioè noi siamo a volte più sicuri di dare la nostra carta di credito al ristorante, al cameriere che prende, se ne va e va a fare la transazione. Magari di fare la stessa cosa dentro un computer dove siamo noi che inputtiamo i dati e che li mettiamo dentro quel sito. In teoria dovresti essere molto meno sicuro del fatto di aver dato la tua carta in quella fase lì, perché comunque stai dando i tuoi numeri che potrebbero essere usati per altre cose a un altro soggetto, potrebbe fotografarla e utilizzarla per acquisire delle cose online con il codice che c'è sulla carta. Per cui è una falsa sicurezza tante volte che abbiamo nell'offline. Nell'online ci sono sicuramente frodi che vengono piratati i dati, eccetera, però ormai è una percentuale infinitesimale rispetto al numero delle transazioni e c'è sempre più investimenti per fare in modo che questa cosa funzioni online. Tieni conto che tutti i grandi operatori hanno l'interesse enorme oggi che la gente utilizzi questi strumenti perché produce un abbattimento di costi infrastrutturali molto importanti l'utilizzo dell'online, per cui ci sono investimenti veramente importanti per fare in modo che questa cosa funzioni. Io sono molto sicuro, dopo mi succederà sicuramente che verrà hackerata la mia carta in qualche situazione, però in 20 anni non mi è mai successo, quindi può sempre succedere, però questa cosa qui diventerà sempre più sicura tramite varie cose. Adesso Apple Pay viaggia col biometrico, anche se potrà essere anche quello bypassato. Però col tempo diventerà sempre più raffinato il modello di controllo. Cioè, Nel senso, per informare le generazioni precedenti alla nostra, come sono meno consapevoli. consapevoli e meno abituate all'utilizzo di questi nuovi oggetti, di queste nuove modalità di pagamento o del car sharing, come l'hanno informata le generazioni precedenti? Faranno di sicuro più fatica e qui è la vostra opportunità, nel senso che ci sono tanti, noi per dire abbiamo fatto un progetto enorme con Vodafone dove abbiamo con 5.000 iPad abbiamo fatto centinaia di migliaia di ore di formazione in giro per aiutare persone a entrare, persone della terza età a entrare in queste dinamiche. Anche perché possono portare un valore pazzesco se loro capiscono, perché comunque hanno tutto il valore dell'esperienza, di aver capito un sacco di cose. È chiaro che faranno un po' fatica su certe cose. E probabilmente il salto generazionale già con voi, ma addirittura con i prossimi che arrivano, sarà ancora più forte perché per loro saranno molto scontate tante cose, per cui faranno ancora più fatica i genitori o i nonni a interagirci. Però qui dipende moltissimo da tutta una serie di fattori, cioè da chi è consapevole di rendere consapevoli. Un sistema infrastrutturale che deve essere responsabile e aiutare le persone a adeguarsi a queste cose. Poi tutti questi cambiamenti che comunque ci impiegano, perché giustamente dice lui, io ho visto il video X anni fa e non è ancora arrivato, per cui questi rallentamenti che hanno i sistemi, sono favorevoli a permettere alla più parte delle persone di entrare su queste dinamiche. La California è particolarmente rapida, nell'adozione di questi modelli, ma perché c'è una popolazione che è particolarmente adeguata a questo tipo di cambiamento. Un po' alla volta si propaga dappertutto. Quello che io noto è che c'è una velocità sempre più alta,
di cambiamento, per cui il tema si pone sicuramente, cioè c'è necessità di informare tante persone, ma lì è il paese che deve pensarci un po' alla volta. Voglio fare una domanda su Alexa. Io non ho capito, si può programmare, cioè deve essere programmata oppure è semplice da usare, ad esempio? È semplice. Tu Alexa fondamentalmente è come Siri, e quindi è una piattaforma che va a leggere sui motori di ricerca, su Wikipedia e sui software che si sono aperti con le API di Amazon. Fondamentalmente tu lo accendi, lei ti dice welcome e tu cominci a parlargli, quindi non devi fare niente, è un fogliettino di carta dove ci sono scritte un po' di domande che gli puoi fare all'inizio, e poi c'è il mio bambino che ha 10 anni e gli domanda di tutto adesso, anche delle cazzate pazzesche. Alexa gli dice non lo so, però un po' alla volta imparerà anche Alexa. Avete qualche altra domanda? Ma nel 2023, quando i computer avranno la stessa potenza, cioè lo stesso livello, le persone seguiranno? Poi, cioè, a volte mi sembra che stiamo creando un mondo per le macchine, più per noi. Allora, questi sono... adesso io ho cercato di... Sono tutte cose vere, ma servono anche molto per crearvi ansia. Cioè il mio obiettivo è lasciarvi con l'ansia stamattina, accaldati e con molta ansia. Credo che sia importante per voi rendervi conto che succede, cioè anche se noi non facciamo niente comunque succede, perché l'economia che sta sotto queste cose produrrà questa cosa qui, perché avete visto cosa guadagnano queste aziende, per cui loro stanno spingendo la società in questa direzione, e queste cose qui hanno comunque degli effetti positivi clamorosi, perché se tu vai a prendere determinati scenari che possono essere la medicina, l'istruzione, eccetera, hai delle possibilità impressionanti con questo tipo di progresso. È chiaro che devono cambiare i modelli di lavoro, cioè quando è stata inventata l'automobile c'è stata una protesta vibrata da parte di tutti coloro che avevano le carrozze, i cavalli, tutte quelle cose là, che ha detto ma non esiste, non funzionerà mai, noi dobbiamo continuare a fare questa cosa qua. Dopo è nato un mondo pazzesco di servizi attorno all'automobile, quindi al di là di quello che le vendeva, di quello che le faceva, c'era quello che le riparava, quello che faceva gli accessori, tutto quello che c'è dentro un'automobile, le strade, tutto. La stessa cosa con l'energia elettrica, cioè c'era un'industria sull'olio, su questo e su quello, poi è arrivata l'energia elettrica, ha cambiato il mondo e ha portato un progresso pazzesco. L'abilità adesso dell'uomo deve essere fare in modo che questa evoluzione imponente che ci sarà sulla tecnologia sia in grado di abilitare nuovi scenari, ed è quello che succede, è quello con cui esordivo per voi, cioè questa cosa qui è la vostra grande opportunità. Perché se voi capite bene, dite ok, stante, fate un'equazione, dite ok, assodato che il computer sarà velocissimo e che farà determinate cose, di che cos'è che c'è bisogno? Potenzialmente ci potrebbe essere bisogno veramente che qualcuno sistemi questo orto, perché è fantastico, però sono passato prima, intanto che aspettavo, è pieno di infestanti che fa paura. Quella roba lì non la può fare una macchina. Cioè, e quello potrebbe essere il più bel lavoro per noi, fare benissimo del cibo organico, coltivato bene, tirato su bene, eccetera. E forse è anche quello che vogliamo, cioè ritornare a fare cose molto più semplici, dove c'è molto valore aggiunto da parte dell'uomo, e progettare, pensare, ideare. È importante però che crescano le teste delle persone, cioè, e le capacità anche manifatturiere delle persone, cioè di fare le cose con le mani, come era una volta in passato. Tutte le cose più grey le facciamo fare alle macchine, che sono anche quelle più pericolose, più ripetitive, più stupide, e possiamo fargliele fare a loro. È chiaro comunque che c'è un'evoluzione, ci sono tantissimi libri interessantissimi su questa cosa qua che potete leggere, dove ci sono persone molto più brave di me, molto più qualificate, che ipotizzano i lavori del futuro, che il futuro è il prossimo, cioè quello di dopodomani, che per voi siete ancora alle superiori, no? Per cui per voi è fondamentale leggerlo, cioè voi dovete sapere dove si va, perché dovete scegliere cosa andare a studiare tra un po', per cui avete necessità di farvi un'idea di che percorso di studi fare.
Io sono anche abbastanza convinto che oggi bisogna imparare a fare delle cose, quindi non so se studierei 5 anni, francamente. Credo che sia più interessante fare delle cose molto pratiche e andare in specializzazione forte. Sì, io credo che nel nostro mondo ci sono quelli veramente molto bravi che dicono che il software si mangerà tutto, per cui una routine software sarà in grado di eseguire qualsiasi tipo di processo. La nostra società si basa su tantissime cose che sono imperfette e che lo dimostrano tutto quello che succede tutti i giorni. Tante cose che governiamo che non funzionano adeguatamente. Se noi mettessimo del software a gestire tante cose, è vero che ci sarebbero meno posti di lavoro, però ci sarebbero più cose che funzionano e che non rischiano di essere incrinate. E poi le persone potrebbero portare valore aggiunto su altre cose. Sono visioni estreme, però probabilmente oggi la società può consentirsi di ragionare in questi termini, migliorare determinati tipi di flussi, e portare l'uomo ad essere più umanistico, cioè fare cose che sono molto più legate a attività dove lui porta oltre la testa il cuore, perché comunque il computer potrà essere anche veloce come noi, ma non porterà mai il cuore. Avete basta? Fine. Io quanto... Fine. Ok. Fine. Ciao.